Ci sono diversi punti chiave a cui i pazienti devono prestare attenzione quando considerano le diverse opzioni di trattamento. Di norma, la diagnosi di cancro arriva all'improvviso al paziente e alla sua famiglia. Oppure il paziente soffre da molto tempo e ritiene che le possibilità di trattamento nella comunità siano esaurite. In entrambi i casi, la compostezza e il buon senso sono importanti quando si ha a che fare con le agenzie di turismo medico. Scopri con calma se il medico prenderà in considerazione la richiesta. Se la risposta sarà individuale per il paziente, quali sono gli argomenti a favore della clinica? La risposta dell'agenzia dovrebbe implicare una chiara separazione tra il costo dei servizi medici e il costo delle attività organizzative. Con la corretta organizzazione del processo. Per un paziente internazionale, venire in Germania offre l'opportunità di avere accesso a una gamma completa di moderni metodi diagnostici e terapeutici in un'istituzione che ha lo status di centro specializzato. Ad esempio, il centro per il cancro al seno o il centro per il cancro alla prostata, eccetera. Sono i centri specializzati che monitorano costantemente i rapidi cambiamenti nello stato delle problematiche relative al trattamento di alcune malattie. Spesso le storie dei nostri clienti sul trattamento nel loro luogo di residenza dicono che in una clinica è stato effettuato un esame, nella seconda un'ecografia, nella terza un'operazione. Sono andati in un'altra città per un consulto, hanno cercato la chemioterapia e hanno trovato è disponibile in un villaggio vicino, eccetera. In Germania, un paziente internazionale non deve correre tra diverse istituzioni. Naturalmente ci sono delle eccezioni. Ad esempio, in caso di malattie rare o di utilizzo di tecniche uniche. I medici coordinano il trattamento del paziente dove esiste la maggiore esperienza o la tecnologia necessaria. È inoltre importante chiedere all'ente organizzatore informazioni sulle caratteristiche della città, sulle possibili condizioni di vita, sul clima e sulle abitudini alimentari. Ad esempio, la nostra regione nella Germania occidentale, la città di Essen e altre città nelle immediate vicinanze oltre alla medicina concentrata, offre infrastrutture accessibili e prezzi ragionevoli per le esigenze quotidiane dei turisti medici. Un clima tollerabile in qualsiasi periodo dell'anno è importante anche per i pazienti anziani e indeboliti. Va notato l'eccellente ecologia della nostra regione molto verde. Il trattamento delle malattie oncologiche richiede una stretta interazione tra specialisti di diversi settori medici. Poiché è necessario non solo sviluppare, ma anche implementare con successo un piano individuale per ciascun paziente. La diagnosi di cancro comprende diverse fasi e l'uso di vari metodi, come studi di imaging, test di laboratorio ed esame del materiale tumorale. Questo processo coinvolge radiologi, patologi, genetisti e specialisti di laboratorio. Il loro lavoro congiunto fornisce una determinazione accurata del tipo, dello stadio e delle caratteristiche del tumore, che costituisce la base per l'ulteriore pianificazione del trattamento. Gli attuali trattamenti contro il cancro comprendono la chirurgia, la radioterapia, la chemioterapia, l'immunoterapia e la terapia mirata. Ad esempio, un chirurgo può rimuovere la maggior parte di un tumore. Dopodiché un radioterapista farà del suo meglio per colpire le cellule tumorali rimanenti e un medico chemioterapico utilizzerà farmaci per prevenire le recidive. L'immunoterapia è una delle rivoluzioni in oncologia. Costringe il sistema immunitario del paziente a combattere le cellule tumorali, cosa che è stata maggiormente studiata nel melanoma, nel cancro del polmone e del rene. I medici riferiscono miglioramenti significativi nella sopravvivenza e nella qualità della vita dei pazienti sottoposti a immunoterapia. La biopsia liquida svolgerà in futuro un ruolo sempre più importante nella diagnosi precoce del cancro e nella scelta dei farmaci più efficaci per il trattamento. Già oggi, su richiesta individuale del paziente, possiamo facilitare l'analisi dell'espressione genica nelle cellule tumorali circolanti nel sangue o nel materiale tumorale prelevato durante una biopsia o durante un intervento chirurgico. La Germania fornisce assistenza medica di alta qualità sia ai suoi cittadini che ai pazienti stranieri e non esistono ospedali separati per i turisti medici. A loro volta, agenzie speciali, come ad esempio la nostra azienda Deutsche Medic GmbH, sono coinvolte nella selezione delle cliniche, nell'organizzazione dell'arrivo e dell'alloggio, nella traduzione della documentazione medica e nel supporto in tutte le fasi del trattamento.